Abbiamo la mostra Fanfulle Brigantesse, che dà il titolo al volume, che deriva dal fatto che c'è una canzoncina in cui l'eroe della sfida di Barletta da finire a letto con una donna di malaffare, che insomma è una briganta del facile amore, ma perché le due storie che abbiamo aggiunto sono due storie che riguardano le tifose calcistiche del Pinato e un motociclista, Giacomo Agostini. Allora uno potrebbe domandarsi giustamente che cosa c'entri Giacomo Agostini con Comunità d'Italia e cosa c'entrano le tifose di calcio con Comunità d'Italia. Il professor Cerioli vi ha già spiegato che questo volume, questa mostra, per chi non l'avesse vista, è ancora allestita in sala Agnelli, parte sempre da un dato di fatto. C'è un'immagine o comunque un oggetto minore, che può essere una fotografia, un'illustrazione popolare, un oggetto, un soldatino, e sulla base di questo sviluppa alcune letture che ci permettono di cogliere degli atteggiamenti, delle mentalità. Quindi in questo libro voi troverete, tanto per darvi un'idea a chi non fosse stato presente alle altre, questo è l'indice che propongo, vediamo di aprirlo, ecco. E tra l'altro anche il computer, vediamo di riprendere. Comunque, vi dicevo, ci sono tutta una serie di storie. Quali sono queste storie? Intanto la prima riguarda Garibaldi e le donne che erano infatuate di Garibaldi. Può sembrare un tema leggero, ma in realtà non è proprio, perché l'infatuazione del mondo femminile verso Garibaldi permetteva lo stesso di ottenere finanziamenti consistenti addirittura dall'Inghilterra per sostenere la sua causa. Qui siamo andati alla ricerca delle donne di Garibaldi in atteggiamenti, in situazioni che riguardano dei figli. E quindi, per esempio, un dipinto come quello di Induno, che vi faccio vedere qui, ci permette di avere un atteggiamento possibilista, perché in questa stanza, questa che dovrebbe essere la fidanzata di un garibaldino, e lo capiamo da una cosa che c'è sulla finestra, in realtà è dominata dalla figura di Garibaldi che si tiene sotto il letto. E forse viene normale chiedersi, ma questa ragazza è davvero innamorata del garibaldino o innamorata di Garibaldi? Del resto Goldani ci ha fatto un racconto su questo, sul fatto che una piemontese decide di sposare un garibaldino meridionale, e alla fine di questo racconto si capisce che questa non era infatuata di suo marito, ma in realtà era infatuata di Garibaldi,